Presidente, Paolo Bandiera, direttore affari generali e relazioni istituzionali di AISM, che cosa sono questi tre documenti? Accenniamolo e di cui andremo poi a parlare in maniera più diffusa. In estrema sintesi si tratta dei pilastri di questo grande movimento della sclerosi multipla e delle patologie correlate. Partono dall'affermazione di un orizzonte, i principi, i riferimenti ideali cui tendere con la Carta dei diritti. Arrivano poi a un piano molto concreto, pragmatico, di declinazione in priorità, in azioni, in interventi specifici. E il tutto, devo dire, assistito, sostenuto anche dalla conoscenza, dall'evidenza dei dati, dei fatti, raccolti in modo molto robusto, strutturato, con un metodo ormai consolidato e, anche qui mi piace mettere in evidenza, con la partecipazione dei tantissimi attori del movimento e anche delle stesse istituzioni. Sono in questo senso dei documenti molto profondamente radicati nell'essenza della nostra associazione, del movimento della sclerosi multipla, ma che vanno oltre e che quindi rappresentano anche dal punto di vista del linguaggio, del metodo utilizzato, dei riferimenti che richiamano l'agenda per la sostenibilità 2030, dello sviluppo sostenibile, il PNRR, gli stessi insistenti richiami anche ai programmi e piani, sono un documento profondamente calato nell'agenda del Paese e questo vogliono essere, quindi anche un esercizio, qui davvero penso con questa formula possiamo sintetizzare, un esercizio concreto di coprogrammazione, di trasparenza, di misurabilità e quindi un modo per fare squadra in un momento appunto di ripresa e di resilienza.